Il momento è dedicato ovviamente al nostro fotografo, al nostro autore. La terra vista dal cielo, Jan Arthus Bertrand qui a Pinerolo per presentare il suo lavoro. La mostra sarà aperta al pubblico fino al 30 di novembre. Siamo con Jan Arthus Bertrand per la mostra La Terra vista dal cielo. Signor Bertrand, questo progetto risale al 2004. Come lo immagina nel 2022? Je pense que la question donne de plus en plus d'informations pas très positives. Et je pense qu'il faut regarder le monde avec les yeux ouverts et ne pas vivre dans un déni, tout simplement. Je pense qu'on peut tous faire quelque chose. La bellezza salverà il mondo, diceva Dostoevsky. O è il mondo che salverà la bellezza? O è il mondo che va a salvare la bellezza? Je crois que celui qui va sauver la beauté, c'est toi. Grazie. Prossimo progetto che sta realizzando. Aujourd'hui, on travaille sur un film sur les réfugiés. Adesso lavoriamo avec con le film. Département des Nations Unies. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus réalisateur de films que je suis photographe. Grazie. Grazie. Un plaisir. Molto gentile. La prima cosa che ho notato col mio lavoro è che la terra è la più bella delle opere d'arte. Così ha iniziato il suo intervento Jan Arthus Bertrand qui a Pinerolo per presentare La Terra vista dal cielo, progetto fotografico e divulgativo promosso dalla città di Pinerolo, dal Rotary Club e dalla Galleria Losano. Che cosa possiamo vedere in galleria da te in via Savoia 33? Sì, la scelta è rimasta comunque allineata all'artista, però vedrete un Jan Arthus Bertrand più artistico. La selezione, a differenza della mostra alla Cavallerizza, che è più, diciamo, divulgativa, con una finalità ben precisa sulle tematiche ambientali, la selezione che è stata fatta in galleria tocca un po' più il Bertrand artistico, quindi queste da una selezione di immagini che sono decisamente astratte e non riconducibili alla terra, se non poi scoperte con un occhio attento, dove si percepisce comunque l'essere umano o in qualche modo la si ricollega a una visione aerea. Abbiamo anche inserito una selezione di immagini delle geometrie, quindi l'uomo, le trasformazioni che l'uomo ha fatto sulla terra, e quindi ci sono tutte le varie culture assolutamente più interessanti, oltre alle immancabili icone che non potevano comunque mancare. In generale, il taglio, chiaramente, rispetto a un archivio di 30 anni di Bertrand, scegliere 25 fotografie, certo, che sono quelle che sono in mostra, è stato tutt'altro che facile. L'altra differenza essenziale rispetto alla mostra che abbiamo qui, diciamo, davanti, non sono dei pannelli serigrafici che viaggiano per il mondo, ma sono delle fotografie fine art, quindi sono delle stampe principalmente di due formati, il 30x40 e il 40x50, insomma, abbiamo privilegiato questi due formati proprio per insomma, restituire queste chicche che... Abbiamo parlato prima con Jan Arthus Bertrand dell'evoluzione del suo lavoro. Al momento si sta occupando più che altro di video. Ecco, anche questo è un aspetto interessante. Come raccontare la terra vista dal cielo nel 2022? Lui ci ha provato negli ultimi 10 anni, nel senso che ha smesso di volare e si è dedicato principalmente alle riprese con il drone, che ha favorito sostanzialmente anche la parte, diciamo, di ripresa, e a partire, diciamo, dal 2008, quindi con Home, poi Human, per arrivare poi a
Ocean Woman è quello che verrà proiettato questa sera al Cinema Ritz, l'ultimo del 2021, Legacy, e in realtà sono tutti frutti, diciamo, di un Bertrand che in qualche modo è stato molto più attratto dal raccontare, e come diceva questa sera, non più attraverso l'obiettivo ma attraverso la camera da presa più giornalistica, quindi dice non più fotografo, cioè, ma più reportage, cioè. Più reportage. Grazie. Marco Maio, past president del sì. Rotary Club Pinerolo. Il progetto che è esposto qui alla Cavalleria Caprili fino al 30 di novembre vede in prima linea ovviamente Rotary Club per l'ambiente, tutta sì. una serie di iniziative sì. che partono dall'opera, dal lavoro dell'artista francese, per raccontare che cosa e a chi. Ma diciamo che noi abbiamo voluto sviluppare un progetto sul tema ambiente perché da un anno, proprio dall'anno in cui ho iniziato il mio mandato da presidente, che poi è finito il 30 giugno di quest'anno, Rotary ha introdotto una nuova area di intervento che era proprio la tematica ambientale, direi finalmente. Quindi noi abbiamo deciso di sviluppare un progetto e abbiamo chiamato Rotary per l'ambiente contro obiettivi, che sono azione, educazione e sensibilizzazione. E per ognuno di questi obiettivi abbiamo deciso di organizzare, pensare, progettare e realizzare un evento specifico. Quello che stiamo vedendo in questo momento, che abbiamo assistito oggi, è la mostra di Jan Arthus Bertrand, che ha proprio lo scopo di sensibilizzare. Quindi le persone che vengono qui, vedendo queste foto che hanno un impatto impressionante, veramente colpiscono, non si può rimanere indifferenti, devono far pensare alla bellezza della terra e alla sua fragilità. Certo. Le altre iniziative di Rotary per l'ambiente qui nella città di Pinerolo, ne voglio ricordare almeno una, la piantumazione sì. di 200 alberi, se ricordo bene. Allora, 200 alberi sono li doneremo al comune di Pinerolo, che andranno a sostituire alberi che non ce ne sono morti, oppure andare a forestare delle zone, tipo ad esempio nell'area dove c'è la nuova scuola di cavalleria. Okay. Quindi doneremo, sono già alberi di 1,80 m, 2 metri, quindi già alberi grandi, diciamo. Poi abbiamo sempre con lo stesso obiettivo, quello di andare, in occasione della festa degli alberi, con le scuole elementari e scuole medie, andare a fare una piantumazione, una forestazione di un'area al fondo di via Toscanini, vicino alla zona camper, che il comune ci metterà a disposizione. Quindi coinvolgere i ragazzi per andare a forestare con gli alberi, quelli piccoli che ci dà la ragione. Rotary Club, c'è un sito, se ricordo bene, che riguarda appunto questo progetto del Rotary per l'ambiente. Sì. www.rotarypinerolo.it. Abbiamo parlato con Marco Maio, past president, mi piace, passato. Di Rotary, passato. Sono scaduto.